Abbiamo il piacere stasera di intervistare Francesca Izzo, che è una psicologa, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana e dell'IPA. Lavora dal 1990 come dirigente nel Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 1, nel centro di salute mentale del quindicesimo municipio del comune di Roma. In passato si è occupata molto di giovani adulti. E attualmente dirige il centro diurno di Ponte Emilio, poi lavora nel suo studio privato. Ecco, ci fa molto piacere se ci racconti brevemente un po' il tuo percorso formativo e professionale fino ad oggi a dirigere il centro diurno con tutta la tua passione e la tua diciamo, fermezza che, me, che ti ha permesso di fare tante cose, no? Ma io diciamo ho iniziato il mio percorso professionale dal diagnosi e cura. Quindi, proprio con, come una scelta, avevo la possibilità quando ho superato questo concorso all'ASL, allora RM poi diventata RM1, quindi scelsi di lavorare in ospedale, non, non saprei neanche dire. Perché proprio perché non fa una scelta eh, del tutto forse consapevole allora, però insomma avevo avuto delle esperienze al CSM. E forse, appunto, mi era anche capitato eh, come sostituta di andare forse a visitare dei pazienti in SPDC, e mi sembrava che l'esperienza dell'ospedale fosse un'esperienza fondante. Quindi io ho iniziato a lavorare di ruolo in un reparto per acuti e ci ho lavorato per tre anni e mezzo e fu un'esperienza molto ricca perché, mh, eh, perché fu un'esperienza di gruppo perché nel reparto ospedaliero allora in quegli, anni, in quegli anni almeno insomma in cui c'era anche un gruppo di giovani colleghi più o meno eravamo tutti intorno ai 30 anni poco meno poco più che poi sono tuttora colleghi che nel tempo poi hanno come me fatto altri percorsi e, insomma, hanno poi anche avuto successo professionale con posizioni che hanno conquistato. Per cui era, sono stata anche molto fortunata. Era un buon gruppo. E, e, e allora, diciamo, la dimensione del gruppo nell'affrontare il reparto fu un'esperienza, secondo me, molto formativa, in cui quindi c'era grande collaborazione interdisciplinare. E quindi c'eravamo penso due o tre psicologhe due o tre assistenti sociali e un folto gruppo di psichiatri che poi tuttora adesso la, la ELMO è attuale responsabile dell'SPDC e allora era una giovane collega insieme a me di questo gruppo di giovani e, e lì non so adesso se, cioè lì Facemmo molte esperienze di gruppo, già lì facciamo molte esperienze di gruppo perché accanto diciamo, ai momenti di eh, accoglienza del paziente, l'accoglienza nel pronto soccorso, la valutazione della famiglia, cioè quello che si fa soprattutto nei primi ricoveri, ma non solo, no? con un paziente in acuzie, eh, eh, quindi tutto quel lavoro diciamo, iniziale di, di comprensione della crisi che si faceva magari invece un po' a tu per tu col paziente o con qualche collega che ti poteva affiancare, c'erano delle esperienze di gruppo che io facevo e con gli assistenti sociali e con anche i medici e feci un gruppo di reparto. Un gruppo con i pazienti del reparto che non era facile perché questi pazienti cambiavano spesso, quindi prima stavano così male ed era difficile che rimanessero, riuscissero a rimanere nella stanza per la durata del gruppo, che era intorno a un'oretta circa. E, e poi, insomma, era anche difficile perché poi di settimana in settimana i pazienti potevano essere diversi e c'era una discontinuità. E tutto sommato, tutto sommato eh, come dire, tenere eh, quel gruppo eh, solo per il fatto diciamo, che ci fosse quell'appuntamento, eh, c'è cioè la possibilità di quello spazio in quell'orario, eh, anche se non ne avevi l'impressione di cavarne granché, però fu un'esperienza per me molto diciamo, ricca. E, e a questo si affiancò l'esperienza anche di lavoro con il gruppo degli infermieri che facemmo con il dottor Sbardella, che ancora credo lavori, penso attualmente era nelle carceri, ultimamente si occupava, era, insomma si occupava di, si occupa credo tuttora di Re Bibbia, insomma quella zona eh, come responsabile. E quindi... Mh, quindi queste erano un po' le esperienze. Poi sei passata al centro di salute mentale, no? Poi sono passata al centro di salute mentale e su um, Via Cassia, cioè a, a, a quello che si chiamava il CSM di San Godenzo e da lì poi ho iniziato la collaborazione col gruppo di giovani adulti che aveva invece come unico gruppo perché il, la UOC qui, l'attuale UOC 15 aveva due allora CSM, Biantonino Antonino Giorgio e ehm, sangodenso e il gruppo giovani adulti era un gruppo unico e anche quella è stata un'esperienza sicuramente ricchissima perché era un gruppo folto di colleghi psicologi perché eravamo un folto numero di psicologi ma c'erano anche dei medici eh, gli assistenti sociali adesso non mi ricordo se ci avevamo anche l'assistente sociale ma penso di sì e un, e un folto gruppo di tirocinanti che ci davano una mano con tutto un lavoro in cui i giovani che allora venivano al CSM dai 18 anni in su, venivano accolti in un modo molto diciamo, attento. Quindi c'era eh, cioè una struttura di pensiero, oltre che una struttura diciamo, organizzativa e clinica per cui i pazienti venivano, sono stati accolti con i colloqui, i familiari, se era necessario, con delle terapie parallele. Insomma, un, un lavoro di, di riflessione, di confronto di pazienti che iniziai allora a seguire e che alcuni di loro, ovviamente quelli più gravi, sono ancora tuttora i miei pazienti e sono molto cambiati nel tempo. A distanza di, di 20 e più anni, insomma, no? però storie molto dolorose eh, che si sono, diciamo, risolte in una cioè un'attenuazione molto, insomma, non in tutti, naturalmente, però insomma, in alcuni di questi casi io ho due o tre pazienti di allora, che eh, mi ricordo una paziente che ebbe un breakdown, interruppe gli studi di medicina, fece un paio d'anni di ricoveri, diciamo, molto numerosi, insomma, e però, insomma, ha superato quella, quella crisi, non è più andata in ospedale, ha smesso le medicine da, penso, 3-4 anni, 5, si è sposata, insomma, ha una situazione, adesso ha un progetto professionale che sta portando avanti rimanendo ovviamente una fragilità perché poi era una psicosi isterica su base di umore quindi diciamo il tratto dell'umore eh, rimane ma diciamo gestibile eh, da lei insomma, con, insomma anche senza farmaci e, mentre ha ripreso un po' una vita, anzi ha rifondato mh, insomma e ci sono casi così in cui io mi sono sentita che nel servizio pubblico ho potuto avere la libertà di mh, dare spazio a richieste che ho potuto trattare come ho ritenuto, compresa le psicoterapie, le lunghe psicoterapie per pazienti diciamo ad alto, che sarebbero stati ad alto come si dice consumo diciamo di, di energie e anche di costi e che invece con un lavoro di psicoterapia eh, ben fatto cioè, anche aiutata dai colleghi chiaramente con cui poi questo percorso è stato condiviso sono insomma hanno pesato molto 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 meno sul sistema sanitario nazionale e devo dire che nella mia eh, nel mio percorso professionale sono sempre riuscita a ricavarmi degli spazi di libertà, cioè, nel senso che si, è parlato, si parla molto nel sistema sanitario nazionale della, del gra, della gravosità delle richieste e io sono sempre stata una che ha lavorato molto nel servizio sanitario nazionale quindi ho fatto accoglienza quindi ho preso pazienti come tutti quindi questi, questi turni di accoglienza quando poi la cosa eh, ha preso questa organizzazione no? nella nostra sanità almeno nella nostra ASLA quindi turni di accoglienza tu vedi 8 pazienti, e quindi poi questi pazienti eh, sono riferiti a te. E io, nonostante diciamo abbia avuto anche più di un turno di accoglienza, perché poi l'ho fatto prima di passare, adesso, eh, dal 2019 al centro diurno, io ho lavorato al CSM. Ho lavorato anche in Pipsm, quindi facevo due turni di accoglienza per un certo periodo: uno per il CSM a cui lavoravo a metà tempo, e uno per il Pipsm il servizio, quello diciamo, per i giovani, introdotto insomma da qualche anno, dai 14 ai 25, che è un'utenza anche particolare, e ciò nonostante. Avendo due turni di accoglienza e quindi avendo un, come dire, una, eh, così, la, l, l, un invio di pazienti, insomma, poteva essere insomma, consistente, io sono sempre abbastanza, diciamo, raramente ho avuto la sensazione di essere intasata. Perché una delle cose che io ho imparato cioè a fare. Essendo molto amante anche delle storie, quindi molto attenta al racconto del paziente, all'ascolto del paziente, raramente, cioè ho imparato, credo, ho imparato, credo, a fare una, un, un livello, eh, capire il livello di, di risposta da dare al paziente. Non tutti i pazienti vogliono fare una psicoterapia. Non tutti, non è vero, cioè, eh, non tutti vogliono fare delle terapie, delle psicoterapie eh, come dire mh, strutturali strutturanti. Eh, quindi, capire eh, che cosa, diciamo, qual era il bisogno, il livello di funzionamento del paziente, eh, questo aiuta a fare come dei canali che sono come dei canali, eh, come dire, in, anche intuitivi, no? per cui tu uh, dai una risposta che può arrivare al paziente eh, dandogli la sensazione di essere stato ascoltato e preso sul serio e trattato e non necessariamente con cose che richiedono un impegno per tutti. Eh, analogo E questo ha fatto sì che diciamo ci fossero degli spazi di libertà anche nell'esercitare la scelta professionale, clinica. No, quindi non è che uno fa sempre la stessa cosa con tutti. Ecco, questo questa è una cosa che eh, ci tengo perché e ciò. Tutto questo è accaduto sempre, cioè non so se è una mia caratteristica, di fatto io sono sempre riuscita più o meno, e questo anche mi ha permesso di fare il mio lavoro, credo con, con passione, cioè di farlo in modo di esprimere eh, con una libertà clinica senza avere la sensazione di essere come dire un, un meccanismo raramente mm. quando è successo è brutto è stato brutto perché è successo anche che mi si è sentita anche una, una parte di ingranaggio come molti colleghi perché poi nel tempo la sanità pubblica è cambiata quindi io ho iniziato da ragazza in cui il lavoro clinico era estremamente apprezzato, e invece, nel tempo, come è successo nella società, cioè il valore del lavoro è venuto meno un po' in generale anche in altre professioni, non solo nella sanità. E quindi, valendo meno il tuo lavoro professionale, perché l'azienda la, dava valore ad altro, che ne so, eh, all'organizzazione al tentativo forse anche di fare fronte ai tagli eh, che sono stati molto importanti sul piano del personale, quindi insomma anche eh, in un'autodifesa rispetto alle richieste che veniva invece dalla, dalla popolazione, perché poi eh, basti dire che su un territorio eh, di un municipio si è dimezzata la, la possibilità di dare una risposta, perché da due CSM si è passati a un CSM, quindi chiaramente l'azienda ha messo in atto, come tutta la sanità pubblica, eh, un'autodifesa per filtrare le richieste e quindi questo eh, ha dato spazio ad altro e quindi ha dato meno valore al lavoro. Però devo dire che poi, insomma, alla fine eh, le comunità di colleghi possono costituirsi anche in modo più benevolo e quindi si può creare una sorta di, come posso dire, di di supporto interno, per cui poi, insomma, alla fine il riconoscimento diviene anche dalla comunanza, dal riconoscimento, da come eh, insomma uno può più, come sempre in tutti i luoghi di lavoro, sentirti più apprezzato o meno, valorizzato o meno, e quello anche diventa un sostegno indiretto ecco, nel fare un lavoro che anche è anche molto difficile, perché non è un lavoro facile il nostro.